Ciao a tutti ragazzi, come vedete non mi trovo su Fallout 4, ma bensì sto provando a giocare a Rocket League. Per chi non lo conosce ragazzi, è un gioco uscito gratis 2 mesi fa circa con il Plus, e è il seguito di un titolo per PS3 del 2009, se non ricordo male, chiamato Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Sì, questo è il titolo stralungo del precedente episodio di questa miniserie. Gli sviluppatori sono sempre gli stessi, Psyonix Studios, e a differenza però dell'altro, che era a mio avviso 1000 volte meno divertente, questo gioco ha una ottima modalità online. Anche l'altro l'aveva, ma non c'era mai un'anima, mentre qua è sempre pieno di gente. Il gioco infatti è molto giocato, è stato molto ben recensito dalla critica, e quindi che dire, io l'avevo provato appena uscito, una mezz'oretta così tanto per provarlo, poi l'avevo momentaneamente accantonato perché stavo giocando ad altro. Stasera un mio amico mi ha invitato a giocare, abbiamo fatto 5-6 partite online, ne ho vinta soltanto una, quindi potete immaginare quanto sono ancora bravo, quanto posso essere bravo, però ho segnato. E quindi adesso volevo provare ad iniziare la prima stagione offline. Ho provato prima a fare una partita offline, ma era un 4 contro 4, quindi ho accantonato. E inizierò adesso 1-2 contro 2. Inizierò a pro. Io ragazzi non inizio mai i giochi a difficoltà minima, non mi è mai piaciuto, non l'ho mai fatto e credo proprio che non lo farò mai. Quindi iniziamo a pro, anche se pro non sono. Durata della stagione 9 settimane, che è il minimo visto. Squadra di playoff 4-6, non so la differenza, facciamo 4 team. Non so dire se mettere 2 contro 2 o 3 contro 3. Proviamo un 3 contro 3. E niente, quindi iniziamo. Ubis Team sarà il nome della squadra. Andiamo. Eccolo qua. Gioco con l'uomo lupo, con Wolfman e Stinger. È una madonna. E giochiamo contro i Bombers. Vamos. Gioca la prossima, che poi è la prima. E quindi, ragazzi, abbiate pietà, come ripeto, non so giocare. Mi è piaciuto. È più che altro per far vedere a voi che non. Chi di voi non conosce il gioco, ecco. Quindi mi interessava comunque metterlo sul canale a prescindere dalla mia bravura. Sicuramente a Fallout gioco meglio, quello lo posso dire. La mia più grossa difficoltà ragazzi finora è riuscire a capire bene il tempismo per le palle aeree. Ho notato che è molto difficile. E c'è il gol di Stinger. Inizialmente il gol di Stinger. Dicevo, a parte l'entusiasmo per questo gol, ho molte difficoltà nelle palle aeree ancora. La fisica della pallina non riesco bene ancora a capire bene i rimbalzi. Non è... perché è meno stupido di quello che sembra questo gioco, ve lo assicuro. Credo che 3 contro 3 mi sa che è l'ideale, sì. Vedete com'è questa palla, ho saltato praticamente a vuoto. Ok che era veloce, era anche difficile come palla. Quando ho anticipato. Questi cerchi gialli ragazzi sono per attivare, per accumulare turbo che poi si può attivare con il cerchio. Premendo cerchio e con X si salta. Ho notato che molte volte non conviene correre direttamente subito al pallone, ma magari conviene aspettare il momento propizio per darsi un pelo di turbo e andare avanti e cercare di colpire. Come in questo caso. Ecco, mi hanno anticipato, ma se no sarebbe stato gol. Ecco, era proprio quello che volevo farvi capire. Bello! Peccato. Mi era piaciuto l'intervento. Devo cercare di accumulare turbo adesso. Purtroppo Casper ha segnato, io vi dico la verità ragazzi, non mi sono neanche accorto. L'ho perso un attimo la cognizione del tempo. Non lo guardo il replay, non è il mio gol, non lo guardo.
c'è sempre questo casino iniziale sulla palla al centro, diciamo. E Wolfman, l'uomo lupo, va in gol. Due ragazzi avete cercato di giocare un po' più dietro, volontariamente lo sta facendo, e di colpire di rimessa magari. Comunque 2-1 per noi. Le partite durano 5 minuti come vedete, e non so cosa succede in caso di pareggio, non mi è mai capitato ancora. Se finisce, se c'è supplementari, golden goal, rigori, no, rigori non credo, non lo so. L'ho fatto esplodere volontariamente, ragazzi. Stinger la va a salvare, grandissimo. Guarda quanto sono scarso, mi rendo proprio conto che sono scarso, sì, però è anche normale, appena iniziato. E questa volta me l'hanno rifatta, hanno fatto esplodere me. No, palo ragazzi, palo, avete visto? Mi sembra palo da lontano di aver visto. Sto girando molto a vuoto purtroppo, mi sembra. Non mi sembra, eh. Due pali. Tocco, non ha cambiato tanto. Vediamo, comunque molto equilibrato sembra, ragazzi. Umbi va a colpire di testa, a cercare di mandarla in avanti. No! Stavo arrivando come una bestia. Attenzione Stinger, attenzione! Via ragazzi, via con la palla che c'è un minuto, via con la palla. No! Mi ha anticipato Netto, aiuto. Aiuto! Colpo di tacco, no, e addirittura quante ne volevo fare, non neanche giocare, già pensa a fare colpi di tacco. Dai il gol finale, no, era bellissimo sul finale, cazzo, dicevamo un secondo, bellissimo. Supplementari sono, ok, preferisco rimanere dietro un attimo volontariamente. Ragazzi, credetemi, il gioco è veramente, veramente divertente. Quindi devo dire, ringrazio il mio amico per avermi invitato a giocare. Non ci avrei pensato mai stasera, sono sincero. Talmente preso da Fallout. Dai! Sì! Sì! Va a segnare Umbi sul finale! Vediamo se la partita continua. Dovrebbe continuare. No, però aspetta, non c'era il tempo nei tempi supplementari. Ragazzi, con il mio gol incredibile, non mi dite come, ho preso anche due trofei, non so neanche cos'erano. Tra l'altro, ragazzi, per chi ama i trofei come me, per chi li ama con intelligenza, sottolineo che è la cosa più importante, i trofei ho notato che sono molto facili. Io ne ho presi stasera 6 o 7, non so neanche come li ho presi, quindi sono molto facili. E niente ragazzi, direi che è tutto, ho anche vinto, quindi scusate ragazzi, come avete visto sono ancora molto scarso, però mi ero contento di farvi vedere questo curioso gioco, è molto molto carino. Quindi per ora è tutto, al prossimo video da Umbi è tutto, bye bye.